Non so se ho un colore preferito, direi il verde così. Ma preferisco il blu, diciamo blu azzurro, tipo Napoli, sai, tipo squadra. Emancipation è il mio primo progetto da leader. Sentivo che si sarebbe creata una buona sinergia sia dal punto di vista umano che dal punto di vista musicale. Ed è una cosa abbastanza rara, ce ne siamo accorti subito e ci vuole anche un po' di fortuna. Sono un batterista e spesso mi dire, sono abituato a suonare da sideman, no, all'interno dei gruppi, quindi questa essendo stata la prima esperienza appunto da leader, ho deciso di chiamarla Beh, così. lui ormai è il quinto componente. Questa è la mossa speciale, eh? Sì. Noi ci divertiamo, la gente si diverte, essenzialmente, funziona. Emancipation è sicuramente nel jazz italiano attuale, nel jazz giovane, credo, una delle novità più effervescenti, più intriganti, credo. Grande. Alessandro Rossi, oltre ad essere un fine batterista, è anche un acuto compositore. Sono composizioni che danno la possibilità ai solisti e anche a noi che li accompagniamo di conseguenza di prendere strade molto diverse. Nasce freddo, ma noi lo scaldiamo, detto questo, è il nostro obiettivo, siamo un forno microonde della musica. Giuro che i rifiuti tossici non stavano dentro la discarica. Sì, però ragazzi, basta. E del resto, vedi, può anche fare tranquillamente, cioè se avesse una chitarra tipo così potrebbe fare tranquillamente. Pa, 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 pa. Alessandro Rossi, il vero bambino maschio del telefono sull'anno.